una Moto Guzzi GT 17 nata dal 32 al 39 per il Regio Esercito, usata nella campagna d'Africa, Etiopia nonché Abissinia. Un SP1000 del 1978 e l'abbiamo reinterpretata in chiave vintage, dove ad esempio il colore verde opaco arriva da un V8 del 54 che abbiamo trovato dentro al museo. Sì, la guzzite secondo me è una malattia che affligge tutti i possessori di una moto Guzzi. Si guarisce, c'è stata gente che ha cambiato, ma c'è gente che torna. L'Italia, la moto italiana per eccellenza. Io vengo da Monza e sapevo che oggi sarebbe stato un evento qua alla fabbrica di Mandello, quindi adesso insomma sono qua e voglio vedermi, godermi le varie moto che ci sono in giro e vedere anche finalmente la fabbrica che non avevo mai visto. Corso al raduno, quindi è la nostra seconda visita. Sì, una Californian Stone. È la nostra prima Guzzi. Un bel mito italiano e un modo per viaggiare io e lui insieme.